Bentornati ad un nuovo appuntamento con Italia Economia. Lo spreco di cibo si fa a casa e ogni anno circa 360 euro finiscono nella pattumiera. Circa 145 kg di cibo che ogni anno finiscono nella pattumiera di casa per un costo di 360 euro. L'osservatorio Waste Watcher fotografa lo spreco alimentare nel nostro paese, che si consuma per il 75% proprio nelle abitazioni degli italiani. Allo spreco domestico, che si aggira complessivamente sui 12 miliardi, vanno poi sommate le perdite in campo, gli sprechi nell'industria e nella distribuzione, per arrivare a un valore di quasi 16 miliardi all'anno. Un danno economico doppio, considerato anche il costo di gestione dei rifiuti. Per non parlare del paradosso di una società globale divisa tra sovrabbondanza di cibo e malnutrizione. Il miglior spreco è quello che non si fa, come? Facendo prevenzione. Nel caso specifico la prevenzione vuol dire educazione alimentare. Dobbiamo promuovere molto di più di quanto non si fa adesso l'educazione alimentare nelle nostre scuole. È soltanto lì che agiremo prima che il danno sia fatto. Occorre dunque monitorare ed educare. Noi abbiamo una serie di iniziative che sono racchiuse nell'ambito di un programma. Il programma è il programma Reduce. Il primo è quello dei diari familiari, quindi oltre 400 famiglie testeranno quanto sprecano durante un'intera settimana. Il secondo progetto è un progetto che riguarda le scuole, in particolare le mense scolastiche, dove abbiamo istituito una modalità quantificazione dello spreco alimentare, però col coinvolgimento degli alunni. E poi la terza parte è quello della Family Bag, che è previsto nella legge che abbiamo da poco approvato e che è quello che riguarda la ristorazione. Non solo spreco di risorse, ma anche danni per la salute. Si sprecano gli alimenti più freschi e più deperibili, che sono, guarda caso, frutta e verdura, componenti indispensabili di quella dieta mediterranea che ha delle evidenze dimostrate scientifiche di efficacia sulla salute. Noi li sprechiamo e, guarda caso, i nostri figli, la popolazione italiana pediatrica, soffre di obesità infantile in misura purtroppo allarmante, 25% dei casi, proprio perché nella dieta non porta la frutta e la verdura. Più trasparenza verso i risparmiatori. I consulenti finanziari sono pronti a cambiare secondo la nuova normativa. Maggiore trasparenza, più professionalità e assistenza continua al risparmiatore per consigliare gli investimenti più adatti. I consulenti finanziari sono pronti ad affrontare il nuovo step previsto dal 2008 della normativa MiFID II. Il tema è stato affrontato in occasione di Consulenzi a 17, la tre giorni voluta da ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Si tratta di interpretarla e di svilupparla al meglio sotto due punti di vista: quello delle tutele dei risparmiatori quando si accingono a prendere delle decisioni di investimento e quindi della trasparenza per quello che riguarda i costi, le informazioni, i rischi, e dall'altro la garanzia che questo tipo di attività possa e debba essere svolta da professionisti, da veri professionisti della finanza. Il viceministro dell'Economia sottolinea la necessità del cambiamento del ruolo del consulente finanziario. Sta cambiando il mondo dell'economia e della finanza, è giusto che ci sia un cambiamento di azione dei consulenti, mi sembra che loro siano sulla strada giusta. Naturalmente i lavori si evolvono e si evolvono tutte le innovazioni tecnologiche e di ambiente. Sicuramente i consulenti dovranno lavorare come stanno lavorando per loro stessi, è un lavoro giusto che sia un lavoro retribuito per la loro azienda e anche per il cliente, cercando di far crescere il livello di conoscenza economica del cliente. Questa cosa porta un beneficio complessivo per il paese e complessivo per il loro lavoro. Ma le banche come possono garantire il risparmiatore? Noi lo stiamo garantendo con la nostra solidità, ci sono degli indici oggettivi che vengono misurati da Banca d'Italia, BCE, e noi siamo ai vertici, siamo tra le banche più solide in assoluto, quindi il deposito è più che garantito.
Poi, se parliamo di investimenti invece generali, la diversificazione attraverso i fondi comuni è la migliore garanzia che un cliente può avere del suo risparmio. I soldi ci sono e gli enti di ricerca spendono tutte le risorse. Non c'è nessun tesoretto nascosto. Non c'è nessun tesoretto nelle casse degli enti pubblici di ricerca. È ferma e secca la smentita dei presidenti degli EPR alla notizia che nelle pieghe dei loro bilanci ci siano fondi stanziati e non spesi per ben 4,5 miliardi di euro, nonostante il portafogli destinato alla scienza non sia certo ricco nel nostro paese. Per quanto riguarda l'esistenza di tesoretti negli enti di ricerca, parlo in particolare per quelli che MIUR vigila, è chiaramente una cosa che non ha senso. Noi conosciamo molto bene quanto siano controllati, verificati e anche risicati i bilanci della ricerca e come tutti gli enti sono al lavoro per utilizzare queste risorse in modo ottimale. Il fatto che la ricerca moderna spesso e volentieri sviluppa dei progetti che si sviluppano su tanti anni perché sono per complessità collaborazioni internazionali, quindi quando si incomincia un progetto lo si prevede operare per 3, 4, 5, 6 anni e il bilancio corrispondente mette da parte le risorse relative che alla fine di ogni anno rimangono in parte inutilizzate per il semplice motivo che il progetto è pluriennale. Anche il numero uno del CNR, Massimo Inguscio, a capo della consulta dei presidenti degli EPR, chiarisce con forza la questione. Purtroppo spendiamo fino all'ultima lira, anzi un pochino facciamo debiti, però è una cosa importantissima, quel messaggio che noi oggi vorremmo dare è che quello della ricerca non è una spesa, cioè, ma è un investimento. Lei consideri che solo CNR, che ha un finanziamento dallo Stato di un po' più di 500 milioni annui, poi di fatto diciamo raddoppia il suo bilancio con fondi, con denari veri che arrivano dall'Europa. A esortare invece ad investire nella ricerca, che segna progresso e valore aggiunto per il nostro paese, è l'astronauta italiano dell'ESA Paolo Nespoli, prossimo a portare nello spazio la missione vita dell'ASI. Investire nella ricerca è secondo me un fattore chiave importante che ogni nazione evoluta, tecnicamente, tecnologicamente evoluta dovrebbe fare, perché attraverso la ricerca si provano cose nuove, alcune non funzioneranno ma altre ci porteranno in mondi diversi e si è visto storicamente che le nazioni che investono sono quelle che hanno un ritorno maggiore, una vita maggiore per tutti. Il rischio di una bolla finanziaria a Wall Street comincia a preoccupare gli esperti. L'analisi nella finestra sui mercati. Il rischio di una bolla finanziaria a Wall Street comincia a preoccupare gli esperti. Dall'elezione del presidente Donald Trump, gli indici degli Stati Uniti, tra cui il Dow Jones, sono cresciuti di quasi il 10% e la capitalizzazione globale delle borse è salita di 6.000 miliardi di dollari. Il denaro degli investitori si è spostato dai titoli di Stato al mercato azionario, ma il rally potrebbe semplicemente scaturire dai buoni numeri dell'economia americana in continua espansione. Secondo l'amministratore delegato dell'SGR Next Partners, ad esempio, le quotazioni sono corrette. La borsa americana direi che è dal 2009 che cresce incessantemente e da allora direi che è ben più che raddoppiata. Però è altrettanto vero che sono ben più che raddoppiati gli utili, sono ben più che raddoppiati i profitti che le aziende americane hanno fatto. Direi che in America c'è la piena occupazione, ormai siamo al 4,5% di disoccupazione, quindi è un'economia che va benissimo. La vera bolla potrebbe essere stata sul mercato obbligazionario. Il fronte obbligazionario è quello che sicuramente era in bolla, la bolla c'è sulle obbligazioni, non tanto sulle azioni, non lo so, non credo, sulle obbligazioni sicuramente c'è. L'inizio di quest'anno è stato
pessimo per la componente obbligazionaria. Nessun rischio di correzione al rialzo invece in Europa, dove le elezioni in Germania, Francia e Olanda e la probabile instabilità politica del 2017 potrebbe spegnere l'attitudine al rischio in molte piazze del vecchio continente, compresa l'Italia. Questa carenza di leadership, questo rischio, diciamo, di non consolidare leadership affidabili con l'ascesa dei partiti populisti, questo crea forte preoccupazione. Dai prestiti alle imprese alla spesa dal contadino. Vediamo l'attualità economica in 120 secondi. Stretta nel credito alle imprese da parte delle banche. Nel 2016, secondo i calcoli di un'impresa, i prestiti alle aziende sono diminuiti di ben 17 miliardi di euro rispetto all'anno prima. In totale, lo stock di impieghi al settore privato, tra imprese e famiglie, è diminuito di 12 miliardi e mezzo. I millennials crescono e si fanno imprenditori. Secondo Unioncamere, su 100 nuove imprese nate lo scorso anno e attive nelle telecomunicazioni e nei servizi di accesso a internet, il 52% ha la propria guida under 35. Il settore conta oggi 2200 imprese fondate dai più giovani, poco meno di un quinto di tutte quelle esistenti. La birra artigianale italiana alla conquista del mondo. Le sue esportazioni valgono circa 180 milioni di euro e nel 2016 hanno avuto successo nei paesi dove la birra è la bevanda della tradizione, come in Germania, dove sono cresciute del 17%, e l'Irlanda, dove il consumo è salito dell'8%. Merito dei microbirrifici, che 10 anni fa erano poco più di una trentina e ora sono circa un migliaio, per una produzione stimata in 45 milioni di litri. Il mercato europeo dell'auto parte bene nel 2017. A gennaio le nuove immatricolazioni sono aumentate del 10%, per un totale di oltre 1 milione di unità. Con 84.000 registrazioni e una crescita delle vendite del 15%, Fiat Chrysler ottiene ancora una volta un risultato migliore rispetto a quello del mercato. Il contadino insidia la grande distribuzione. Nel 2016 più di un italiano su quattro ha fatto la spesa servendosi dei mercati degli agricoltori, spazi cittadini dove è possibile trovare prodotti a chilometro zero. Negli ultimi 5 anni, secondo la Coldiretti, i consumi di generi dalle campagne sono aumentati del 55%. Torna l'appuntamento con la sostenibilità con la rubrica Prometeo. I pesticidi nel piatto, contaminato un alimento su tre. Più terre e operatori, un altro anno record per il bio nel mondo. Smog, ultimo avvertimento dalla Commissione UE. Tra verdura, frutta e trasformati, un terzo degli alimenti che portiamo in tavola è contaminato da uno o più residui di pesticidi. Un esempio su tutti? Il tè verde, considerato un vero e proprio toccasana, ma non se presenta un mix di 21 differenti sostanze chimiche, così come è emerso dall'ultimo dossier di Legambiente Stop Pesticidi. Ci preoccupa un vuoto normativo attualmente presente nel nostro paese come in tutta Europa, che non tiene da conto il fatto che può essere un effetto sommatorio tra varie sostanze chimiche, quindi non la singola sostanza chimica che rimane al di sotto dei limiti di legge, ma cosa succede se nello stesso alimento, come è successo, troviamo 21 residui contemporanei singolarmente al di sotto dei limiti di legge, ma che, capite bene, sommati hanno quantomeno un effetto sinergico. Il cosiddetto multiresiduo, insomma, come quello rinvenuto nell'uva da tavola e da vino, tutta di provenienza nazionale, contaminata anche da 7, 8 o 9 sostanze contemporaneamente. Ma che impatto può avere questo sull'ambiente e sulla salute dell'uomo? Per quanto riguarda anche l'impatto sulla salute umana, ci sono anche altre evidenze, come per esempio l'impatto su donne in gravidanza e anche su feti, bambini. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, più ecologica, quindi l'impatto sugli ecosistemi, ci sono varie evidenze che dimostrano quanto alcuni di questi pesticidi, come per esempio gli organofosfati, siano veramente tossici per alcune specie.
L'esempio più lampante le api, le prime a subire gli effetti negativi di un'agricoltura poco sostenibile, accusata di essere la causa del declino nella popolazione degli impollinatori. Ma se il consumo di prodotti chimici nelle campagne dal 2014 è tornato a crescere, una buona notizia però c'è. Ad essere in crescita sono infatti anche le aziende agricole che scelgono di non fare ricorso ai pesticidi. E così la superficie agricola biologica in Italia tra 2014 e 2015 ha registrato un aumento del 7,5%. Consumi, terre coltivate e operatori. Crescono tutti i numeri del bio, un mercato stimato a livello globale sopra gli 80 miliardi di dollari, a fronte di 50,9 milioni di ettari di terre coltivate nel 2015 e 2,4 milioni di operatori. Sono gli ultimi dati globali di FBL e IFOAM. Ultimo avvertimento dell'UE a Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito, perché non hanno affrontato le ripetute violazioni dei limiti di inquinamento dell'aria per il biossido di azoto. Senza un'inversione di tendenza entro 2 mesi, la Commissione potrà deferire gli Stati membri alla Corte di Giustizia europea. C'è un nesso tra i pazienti zero del virus Ebola e la deforestazione. È il risultato di una ricerca pubblicata su Scientific Reports, secondo la quale le zone in cui si è innescato il primo contatto tra l'uomo e il virus tra 2004 e 2015 sono caratterizzate da una deforestazione frammentata. Questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento è come sempre per la prossima settimana. Per rivedere i nostri servizi basta andare sul sito adnchronos.com nella sezione Multimedia Italia Economia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.